sostanza è un dialogo e un muro contro muro. Il suo collega diceva c'è stata una risposta piccata da parte della proprietà. Voi siete contrari quindi a far proseguire l'attività delle Pisano? Muro contro muro non ci appartiene. Siamo qui per costruire e partecipare a un dialogo, ad un tavolo aperto a tutte le parti, perché non ci può essere un vincitore o uno sconfitto. Qui ci sono interessi in gioco che sono tutti assolutamente primari. Parliamo della salute, innanzitutto della cittadinanza, di comunità come Salerno, Baronissi, Pellezzano, Valle d'Irno, e più, chi più ne ha più ne metta, ma parliamo anche di 132 famiglie che lavorano da anni, che hanno diritto alla tutela, ma parliamo anche della tutela di un'impresa che ha perso in questi tempi commesse importanti, lavorava per la Fiat, ha perso il 30% di produzioni. Quindi siamo qui perché è necessario, secondo noi, accelerare ogni tempo, superando purtroppo la imperante burocrazia, superando anche qualche piega di troppo, di mettersi intorno al tavolo e individuare al più presto possibile un'area industriale in cui realizzare, costruire la nuova fonderia Pisano. Prima il nuovo stabilimento e poi il trasferimento? Prima il nuovo stabilimento. Delocalizzare al buio, lasciando 132 famiglie, così credo che sia una cosa che non una istituzione può consentire. Devo anche dire, come comuni, se ci dessero possibilità lo Stato, saremmo anche propensi, almeno io sarei propenso, a così reclutare 3, 4, 5 di questi operai, farli lavorare al comune. Tutti i comuni hanno condizioni di mancanza di risorse umane. Nelle more saremmo disposti anche a questo, ma ciò che ci spaventa è l'incertezza di una condizione che invece ci deve essere chiara. Se c'è da aspettare 6 mesi, un anno, bene, diciamolo, ma 6 mesi, un anno devono essere. Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, abbiamo voluto congiuntamente inviare una nota alla Regione Campania affinché si solleciti il processo di delocalizzazione, ma anche a valutare il processo di chiusura delle fonderie Pisano. Sono un problema reale e sentito sui territori, in particolare nel comune di Pellezzano, che a confine e lo stabilimento industriale delle fonderie Pisano vive proprio a confine con il territorio e con le frazioni del comune di Pellezzano, in particolare con le frazioni Capezzano e Colonia, e quindi quotidianamente riceviamo sollecitazioni e denunce da parte dei cittadini del posto per i miasmi e per le difficoltà che si affrontano quando l'attività produttiva è completamente a pieno regime. Va sottolineato che ormai quella zona non è più zona industriale, è una zona completamente urbanizzata sia sul versante di Pellezzano che sul versante di Salerno, con l'avvento anche del nuovo centro commerciale, e quindi non ha più motivo di esistere all'interno di quella zona uno stabilimento industriale che purtroppo negli anni non ha subito nessun ammodernamento. Da questo punto di vista, a seguito di questa nostra iniziativa che abbiamo portato avanti come comune di Pellezzano e comune di Baronissi, mi scappa da ridere quando arriva una nota da parte della proprietà attraverso proprio studio legale, dove ci invita ad avere un ruolo istituzionale. Noi invitiamo invece a chi è imprenditore ad avere un ruolo corretto sia nei confronti dei lavoratori per salvaguardare il diritto al lavoro, ma soprattutto di fare impresa armonizzando con il territorio e non diffidando le amministrazioni locali, che hanno un ruolo centrale nella vita dei cittadini, e soprattutto chi riveste il ruolo di sindaco ha anche la responsabilità di essere la prima autorità in termini sanitari. Allora, noi siamo qui oggi al Comune di Baronissi con il sindaco Valiante e Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, proprio innanzitutto a ringraziare che loro hanno avuto la volontà di prendere una posizione chiara su questa vicenda. È uscito fuori che il sindaco di Pellezzano in maniera particolare ha confermato, ma anche il sindaco Valiante, che lì lo stabilimento non può rimanere, soprattutto non può continuare a creare veleni. Anche oggi siamo stati avvelenati, noi vogliamo sottolinearlo, qui oggi manca il protagonista principale, che è il responsabile della salute dei cittadini, che si chiama Vincenzo Napoli, ancora una volta complice di Pisano, di un imprenditore disonesto, e ancora una volta che noi valuteremo anche l'ipotesi di fare una denuncia alla Procura della Repubblica contro il sindaco Napoli, che è assente oggi, che ancora una volta
si macchia del, per quanto ci riguarda, quantomeno di omissioni d'atti d'ufficio e soprattutto si macchia di avvelenare la popolazione, di contribuire con la sua inerzia ad avvelenare la popolazione. Vogliamo anche sottolineare che l'ARPAC, faremo una diffida e denunceremo il commissario dell'ARPAC Sorbino, perché l'ARPAC dal 4 giugno ad oggi doveva effettuare, secondo l'ordine dato dalla Regione Campania, non da noi, doveva effettuare dei controlli per verificare se la fonderia Pisano continuava a creare oppure no un rischio di ossina, se continuava a non rispettare 9 BAT, ovvero le migliori tecnologie per abbattere gli inquinanti, se continuava a danneggiare la salute dei cittadini. L'ARPAC è stata ferma, non ha fatto i controlli ad oggi. Oggi 13 luglio, dopo 40 giorni, l'ARPAC non ha effettuato alcun controllo, sappiamo solo che è andata a fare una visita interlocutoria ed è vergognoso. Nonostante 5 funzionari e 3 dirigenti dell'ARPAC sotto inchiesta, rinviati a giudizio per aver falsificato i dati sulle fonderie Pisano. Cosa sta aspettando la politica a fermare questo cimitero nella Valle dell'Irno? La Valle dell'Irno è un cimitero di morti e ammalati, non c'è ancora il nesso di casualità, ma noi siamo convinti che il sangue avvelenato della popolazione, che è scritto nello studio SPES, e tutto il resto ci dimostrano questo, che la fonderia c'entra.